abbiamo adesso due partite che invece ci portano ad essere con la testa sulla partita, giochiamo in casa contro Avellino, giochiamo contro la squadra più forte d'Italia e poi andiamo all'ultima giornata a Reggio Emilia. Speriamo di essere pronti fisicamente, quello sì, perché anche questa settimana qua, che doveva essere una settimana come le altre in cui si lavorava bene di gruppo, si mettevano alcuni puntelli buoni, è stata una settimana abbastanza disgraziata. In ultimo ieri Zero si è avuto una distorsione alla caviglia che verrà rivalutata penso oggi e domani, però il 90% oggi non c'è, è ad allenarsi forse anche domani. Ieri, ma non solo ieri, è stata una giornata, una seduta di allenamento abbastanza particolare, temo che ancora il dolore alla botta della mano, ha fatto solo lavoro con Marco Sister, lo stesso vale per Michael Eric. Harper fortunatamente ha ricominciato, non facendo tutta la parte di allenamento, però aspetta, sono entra uno ed esce l'altro, non è sicuramente facile. Noi dobbiamo intanto, ripeto, di testa, riprendere la tensione nervosa e rimetterci assieme fisicamente per essere pronti lunedì, per fortuna abbiamo anche un giorno in più per provare a recuperare qualcuno e poi per quella partitone che abbiamo in casa contro Milano in due settimane. Ci sono i presupposti perché si